One Podcast. C'è da chiedersi quanto ancora resisteranno Antonio Tajani e Matteo Salvini, quanto a lungo potranno sopportare Giorgia Meloni in versione donna sola al comando. Io sono Annalisa Cuzzocrea e l'8 novembre 2023 questo è Daytime, dentro la notizia. Come raccontano sulla stampa Francesco Olivo e Niccolò Caratelli, il protocollo d'intesa con Edirama per portare fino a 3.000 migranti al mese in due centri di trattenimento, non chiamiamoli di detenzione, ma quello sono, in mezzo alle montagne di Albania, è solo l'ultimo dei dossier su cui Giorgia Meloni ha deciso di fare a meno degli alleati di governo. A tutti, ministro dell'Interno e della Giustizia compresi, l'intesa che pure questi due ministeri dovranno attuare è stata raccontata a cose fatte. Tutto è stato centrato a Palazzo Chigi, nelle mani dei due potenti e fedeli sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovan Battista Fazzolari, quindi spiazzato Piantedosi, spiazzato Salvini, spiazzato Tajani. Meloni fa da sé, come sul piano Mattei, la nascita della cabina di regia, ça va sans dire, a Palazzo Chigi per il sostegno ai paesi africani in modo che fermino i migranti prima che partano per il nostro paese. Quel piano ha completamente esautorato la Farnesina, che aveva sempre tenuto in mano il dossier degli aiuti allo sviluppo dei paesi africani. È un dossier che era sempre stato quel ministero, il ministero guidato da Tajani, a seguire. E poi c'è la questione PNRR, anche questa accentrata a Palazzo Chigi, sotto la guida di Raffaele Fitto, con buona pace del Ministero dell'Economia. E poi il CISR, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, creato sempre a Palazzo Chigi qualche settimana fa e sempre a spese delle competenze e della guida del Ministero dell'Interno. Nonostante tutti i malumori che ci sono in queste ore non siano affiorati in chiaro, questi eventi non possono far piacere, usiamo un eufemismo, ai due vice premier e leader delle altre due forze politiche che hanno dato vita al governo Meloni. Lega e Forza Italia sono in subbuglio. Il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di chiedere una proroga del super bonus, che nella considerazione della premier è quanto di più si avvicini alla peste bubbonica, e di insistere sulla questione della tassazione sulla casa in manovra non sono solo sintomi di un disagio profondo, cominciato quando Meloni decise in una notte la tassa sugli extra profitti delle banche senza neanche avvisare Tajani, accennandolo appena a Salvini, e continuato negli ultimi mesi. Sono, dicevo, non solo sintomi di un disagio profondo, ma anche dei piccoli avvertimenti che così non si può andare avanti. Perché con accenti ancora più netti dopo l'affare Gianbruno Striscia la Notizia, la sensazione è che non solo Meloni non voglia più fidarsi di nessuno che non siano i suoi più stretti collaboratori, ma che ora addirittura rivendichi questa posa di donna sola al comando contro tutti, alleati compresi. Lega e Forza Italia temono che voglia usare tutti questi dossier che ha centrato a scopo elettorale, dalle riforme al piano Mattei fino ai migranti spediti in Albania. La domanda quindi ora è: fino a che punto resisteranno Tajani e Salvini? Fino a quando lasceranno che Meloni continui nel gioco, per carità riuscitissimo, di dividerli in modo da doverli affrontare uno alla volta, prima di capire che così finiranno sempre per soccombere? Lega e Forza Italia sono ormai su strade ideologiche opposte in Europa, nel Parlamento europeo come in Italia, rappresentano interessi molto divergenti ed è complicato che possano mai costruire un fronte unito contro la deriva accentratrice di Palazzo Chigi, ma è anche vero che andando avanti così non resterà loro molta scelta, perché appunto a restare saranno solo le briciole.